Amici di Pistoia Live, nona giornata del girone di ritorno pistoiese contro Fortis Juventus, gli arancioni in campo per riscattare la brutta figura della partita di andata. Persero per 4-3 gli arancioni in terra mugellana con una partita molto particolare, ben due rigori contro la formazione arancione che da lì entrò in un brutto momento, diciamo, e fu il primo passo falso dopo il grande inizio di stagione che appunto la formazione arancione aveva riscontrato. Andiamo quindi a vederci tutte le immagini più importanti di questo match. Diamo lettura delle formazioni con la pistoiese che scende in campo con Sestito, Maina, D'Ascoli, Collacchioni, Belli, Giordani, Toledo, Gambadori, Gucci, Buglio e Floriano. Replica la Fortis Juventus con Strambi tra i pali, poi Pellegrini, Barsotti, Fommei, Polvani, Ignesti, Gennusa, Serotti, Bandini, Aperuta e Fusi. Palla per Floriano, la mette dentro, ci arriva il colpo di testa, la deviazione del portiere, era stato Maina. Palla per Buglio, Floriano, era buono il pallone per Buglio, forse con una mano. Tiene palla Toledo, la gioca dietro su Buglio, si accentra Buglio, tocco per Floriano, bene Floriano dietro per Cecchi, Cecchi la finta, il tiro di Cecchi, palla sul fondo. Fusi, buono il taglio per Serotti, Serotti va al cross, deviato. Buglio a cercare Floriano, il tacco per Giordani, Giordani sbaglia il controllo in aria, poi perde anche il pallone il portiere, nessuno però lo va a riprendere. Palla per Gucci, si gira Gucci, scarica per Buglio, ancora Buglio, palla per Cecchi, vede Floriano, ci ripensa, ancora Cecchi, adesso per Floriano sulla fascia, Floriano. Il pallone per Buglio, è buono il tiro di Buglio, palo! Calcio di punizione, parte Buglio, Angelo! Buglio, 1-0! Poggia per Collacchioni, che va al rilancio, è buono per Toledo! Posizione regolare, Toledo, il lancio per Floriano, non ci arriva, c'è però Giordani! Ancora pistoiese, Floriano al limite dell'area, prova ad entrare, ci riesce Floriano, il tiro, la palla che resta lì e viene allontanata, recupera bene palla Giordani, è buono il pallone per tiro di Floriano, ma Roberto Floriano, altro gol incredibile, ci abitua male così, due gol incredibili, uno mercoledì e questo oggi è ancora più bello, incredibile, Roberto Floriano fa 2-0. Ecco la battuta, non riesce a controllare, poi un cross, colpo di testa, ma c'era fallo. Ecco la Fortis che prova a distendersi, intervento efficace di Collacchioni che prova subito a far ripartire la squadra, si lancia anche lui in attacco, il lancio è proprio per Collacchioni, Collacchioni in area, palla respinta dal portiere. Floriano, pallone per Bigoni, Bigoni, tocco per Carnevale, ancora palla lì, Carnevale, salta l'uomo Carnevale in area, Carnevale, la spara alta. Bigoni, Carnevale, è buono il pallone per Bigoni, 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 fa 3-0, Bigoni. E va il rilancio con le mani e finisce qui la partita, Pistoiese batte Fortis Juventus per 3-0, le reti di Angelo Buglio, Roberto Floriano. E poi nel finale è Bigoni a segnare la terza rete.
finisce 3-0 per la Pistoiese questo match contro la Fortis Juventus, e direi che il risultato è meritato perché la Pistoiese è stata molto cinica, ha combattuto fin dal primo minuto senza concedere mai grandi occasioni agli avversari. Passa in vantaggio sul finale del primo tempo con un calcio di punizione di Buglio, dopo però che per tutti i primi 45 minuti la Pistoiese aveva dominato e aveva avuto buone occasioni per portarsi già in vantaggio. Nel secondo tempo la squadra di Mister Morgia riesce a capitalizzare quanto fatto nel primo tempo, un Eurogol anche oggi di Roberto Floriano, che così comincia davvero ad abituarci un po' male. E poi nel finale anche Bigoni, subentrato a Gucci, riesce a sbloccarsi, e quindi buona anche questa nota positiva appunto per Bigoni. 3-0 dunque il risultato. Andiamo ad ascoltarci tutte le interviste direttamente dagli spogliatoi. Tanti applausi per una Pistoiese che ha finito la partita in crescendo. Ma ho già detto che io non sono in là, oggi voglio dire soltanto una cosa: io ringrazio i ragazzi, tutto lo spogliatoio, magazzinieri, massaggiatori, tutti i miei collaboratori, i dirigenti, il presidente e anche il pubblico oggi, perché io in 20 giorni ho ritrovato la voglia di fare l'allenatore. Questo devo ringraziare loro perché me l'hanno permesso. Ho finito qua, grazie. Grazie a tutti. Vai. Allora, 3-0 per la Pistoiese, nuova vittoria, settimo punto della gestione Morgia. Presidente, insomma, mi sembra che le cose inizino a girare. Sì, finalmente sono molto soddisfatto. Direi che oggi è stata una partita veramente con i fiocchi, addirittura poteva avere un punteggio anche più rotondo. Direi che devo fare complimenti a tutti quanti, perché effettivamente oggi ho visto la vera Pistoiese, già l'avevamo vista mercoledì e oggi è stata una conferma, era quella che volevo. Quindi insomma, noi andremo avanti così, domenica per domenica, e poi vediamo dove saremo, insomma. Però sono molto contento, ecco, di questa reazione, che era quella poi che volevo, insomma. Una squadra che ha giocato un buon calcio, trascinata da un Floriano veramente irresistibile, che ha anche segnato un gran gol. Insomma, tutto sta iniziando un po' a girare come avevate pensato. Sì, Floriano ha fatto una grande partita, ma anzi oggi vorrei fare un cenno anche sull'individualità, e direi che ho visto un Buglio strepitoso, veramente lottare dal primo al novantesimo, quindi anche questo mi rasserena, perché effettivamente per noi il centrocampista è sempre stato l'elemento su cui abbiamo sempre contato, e oggi effettivamente ho visto Buglio fare una grande partita. Vorrei un suo commento un po' sulla dichiarazione che ha fatto l'allenatore Morgia. L'abbiamo visto molto soddisfatto, molto contento, però molto provato. Alla fine ha ringraziato tutti dicendo che ha ritrovato, insomma, la voglia di allenare. Ma Morgia è un grande allenatore che direi ha già fatto un po' tutta la sua carriera. Il fatto che non allenasse evidentemente l'aveva un pochino così rattristato. E il fatto che io l'abbia chiamato e gli abbia ridato l'entusiasmo evidentemente la dice lunga su quello che oggi poi l'allenatore ha dichiarato. Allora, Floriano, un'altra grande partita magistrale, impreziosita da un gran bel gol, però c'è chi non è contento ancora. Che cosa aspettano? Il pallone d'oro forse? No, non lo so. Io sono contento soprattutto per la vittoria della squadra, quindi abbiamo fatto 7 punti in 8 giorni, quindi vuol dire che adesso un po' di fiducia ce l'abbiamo e dobbiamo continuare così. Tu hai giocato, tra l'altro, hai spaziato su tutto il fronte dell'attacco, hai calciato, assist addirittura di tacco, se non sbaglio, nel primo tempo. Insomma, hai messo Giordani di fronte al portiere. Cosa possiamo fare di più? Cosa ci puoi inventare? Diciamo un po' di tunnel. No, dai, speriamo di continuare così. Sono contento, sto abbastanza bene fisicamente. Niente, dai, sono veramente contento, ma vi ripeto, soprattutto per la vittoria della squadra, che è importantissimo, ce lo meritiamo, tutto il gruppo, che ha avuto dei momenti un po' brutti, diciamo, che non facevamo punti. Adesso godiamoci sta vittoria, e da domani bisogna già pensare a domenica prossima.
Scherzi a parte, la Pistoiese dovrebbe andare a meno 10 dalla prima in classifica. Teoricamente il campionato potrebbe riaprirsi. Voi che ne pensate però? Noi sinceramente pensiamo solo a domenica dopo domenica, perché... Non vi ponete degli obiettivi? No, noi non ci poniamo più niente. Noi cerchiamo, dobbiamo pensare domenica dopo domenica, perché visto che siamo una squadra che secondo me può vincere contro tutti, lo stiamo dimostrando nelle ultime tre partite che stiamo facendo bene, però bisogna continuare così, non bisogna abbassare la tensione. E bisogna continuare così, se vogliamo raggiungere qualcosa di importante. Siete riusciti a far commuovere l'allenatore, perché è venuto, ha fatto una dichiarazione di 20 secondi dicendo che ha ritrovato l'amore per allenare e basta, stop. Siete riusciti anche in questa impresa? Questa è una cosa bellissima, dai, quindi ognuno ha... Si vede il mister ha molta passione per il calcio e quindi... Siamo contenti, ma tutto il gruppo credo che sia contento, se anche il mister sia commosso, insomma. E venne il giorno anche di Bigoni, il terzo gol, finalmente abbiamo iniziato a rivedere un po' il protagonista della scorsa stagione. Sì, finalmente diciamo che dovrebbero essere alle spalle i problemi fisici che ho avuto e ho voglia di dare il mio contributo per la squadra, perché quest'anno veramente finora... sia per un po' per sfortuna e un po' per colpa mia, per demerito mio, non sono riuscito a dare quello che volevo. Spero che sia arrivato il momento buono, c'è ancora tempo per far bene, la stagione è ancora abbastanza lunga perché possiamo ancora dire la nostra, quindi siamo pronti. Tutta colpa tua o insomma magari c'era poco feeling con l'altro allenatore? No, io parlo di problemi legati agli infortuni, sia a livello di pubalgia, sia un problema al piede che mi porta avanti da tanto, e poi per demerito mio, perché l'ultima espulsione che mi ha tenuto fuori tra soste e squalifica praticamente un altro mese, quindi mi riferivo a quello. Hai parlato anche, insomma, la Pistoiese potrebbe ritrovare anche un obiettivo diverso in queste ultime 8 giornate, guardare a qualcosa un po', le altre sembra che rallentino. Ma l'obiettivo è quello di preparare una partita singola, una dopo l'altra, e di fare il massimo, cercando di ottenere il massimo in ogni partita. Riuscendo a fare questo ovviamente si riuscirebbe a levarci le soddisfazioni e arrivare anche piuttosto in alto. Ma in cuor vostro ne avete ragionato, ne avete parlato di playoff? Ma noi parliamo di provare a vincere veramente la partita che avremo di fronte, quindi senza fare programmi, playoff, sappiamo che cercando di vincerle tutte potrebbe diventare una classifica importante. Ricordavamo Bonuccelli come grande centravanti del Viareggio, adesso lo troviamo come allenatore della Fortis Juventus. Quest'oggi però ha affrontato una Pistoiese che insomma ha giocato piuttosto bene, contro cui c'era poco da fare, perlomeno è sembrata così. Ma il primo tempo credo che non sia stata, ha avuto una buona occasione la Pistoiese, però il gol insomma è nato da un errore nostro, credo che un infortunio ci può stare. Secondo tempo abbiamo preso gol, noi le risorse e gli obiettivi della Pistoiese sono decisamente differenti, noi per fare risultato contro queste squadre dobbiamo non sbagliare niente, se sbagliamo con altre squadre magari ti possono perdonare. Qui Floriano ha fatto il secondo gol che parla da solo, però la palla gliel'abbiamo data noi in uscita. Dopo credo sul 2-0 Pistoiese mi è sembrato un po' che fosse calata, abbiamo avuto 4-5 palle importanti, non siamo riusciti a buttarla dentro, poi dopo abbiamo preso il 3-0 in fondo, però insomma sono contento. 34 punti, una posizione piuttosto tranquilla, insomma potete fare un finale di campionato togliendovi qualche soddisfazione. Ma prima dobbiamo pensare, perché insomma dietro cammina, credo che il Forcoli gioca ora, non so, però insomma dobbiamo fare almeno altri 5-6 punti e poi dopo guardiamo un po' cosa succede. Però insomma della partita di oggi, a parte qualche errore, sono abbastanza contento. La voglia di diventare un grande allenatore, ma di passare anche da Viareggio, sì. Sulla panchina. No, vabbè, io non ho nemmeno il corso di seconda ed è anche difficile, se non vinci il campionato di Serie D con il passato mio il punteggio è abbastanza difficile, però mi piacerebbe, sono di Viareggio, ho giocato tanti anni lì, però insomma per ora sono contento di essere a Fortis, speriamo di salvarsi e poi guardiamo cosa succede. Calcio di rigore sbagliato qualche settimana fa, ti sei rifatto abbondantemente. Sì, diciamo che è andata bene, la prima punizione è passata di poco alta sopra la traversa e la seconda è andata meglio, insomma è andata dentro, sono contento per il gol che era già un po' che non segnavo e soprattutto per la vittoria che insomma ci tenevamo a dare continuità sia di prestazione che di vittoria
e ci siamo riusciti e ci godiamo questa vittoria. Al di là dei 7 punti fatti nelle ultime 3 partite, è cambiato qualcosa tra le due gestioni tecniche? Vediamo forse una squadra un po' più tranquilla, un po' più razionale. Sì, forse sì, un po' più tranquilla, magari anche le prestazioni dei singoli si sono alzate di livello e di conseguenza anche la prestazione della squadra si è alzata. Credo che il motivo sia soprattutto quello. Negli spogliatoi siete riusciti poi nell'impresa di far commuovere un uomo di campo come Morgia, che è venuto in sala stampa, ha fatto 20 secondi di dichiarazione dicendo che ha ritrovato il gusto per allenare, ma sembrava proprio commosso. Siamo contenti di aver fatto emozionare il mister. Il mister è uno che ci mette tantissima passione e si ferma sempre con i ragazzi, insomma, a quelli più giovani. Si ferma mezz'ora, un'oretta in più a fine allenamento per spiegargli, insomma, le cose. E niente, siamo contenti perché ci teneva anche lui a continuare a far bene e vediamo cosa succede alla fine. Noi ogni domenica deve essere una finale per noi e poi vediamo come andrà a finire. Il fatto che il Tutto Poi abbia perso 10 punti dalla vetta vuol dire niente o no? Noi in questo momento dobbiamo pensare a noi stessi, se cerchiamo di vincerle tutte da qui alla fine e poi speriamo che davanti mollino un po'. E a chi dice che il vero Buglio ancora non si è visto? Ma secondo me è anche vero, perché posso fare ancora meglio e speriamo di vederlo già da domenica. Per il nostro finale ci vuole la perla di saggezza di Lorenzo Collacchioni. Si sta continuando ad andare a diritto come i cavalli. Insomma, speriamo di non rompere, perché in gergo ippico a un certo punto poi si rischia anche di rompere, però voi state andando fortissimo. Sì, bisogna continuare, ha detto. Oggi era una partita difficile, eravamo un po' stanchi, sicuramente lo erano anche loro, però loro sono una squadra organizzata che ha giocato senza paure, ci ha messo in difficoltà, però secondo me sono venuti fuori i valori la Pistoiese, l'abbiamo fatta nostra bene. In tribuna stampa c'è stato qualcuno a un certo punto che ha detto: ma Collacchioni, ma che sta facendo? Poi ti abbiamo visto sfrecciare dalla difesa all'attacco, manca poco segnare. Non mi conosce, chi ha detto questa cosa vuol dire che non mi conosce, perché ce l'ho fa parte del mio repertorio, no? A parte gli scherzi, ha fatto bene il portiere a pararla, sennò sarebbe stato troppo anche per me, mi sarei montato la testa. No. A chi l'avresti dedicato eventualmente? Tornavi capitano poi, tra l'altro. Sì, capitano di Gambadori, fa sempre piacere, ma faccio il vice, quello che devo fare, è importante che la squadra faccia bene, la fascia non è una cosa fondamentale. Senti, ma non vi preoccupate un po' per il cuore di Morgia, che effettivamente, voglio dire, è giovanissimo, però oggi l'avete fatto commuovere, è arrivato in sala stampa, ha fatto una dichiarazione di 20 secondi, ha ringraziato tutti perché si è riconciliato un po' con il calcio, ha riscoperto proprio il gusto di allenare, ma che gli avete fatto? No, solamente il mister ci sta dando quello che è lui, cioè che 5 anni è un po' ai margini, ha tanto entusiasmo e tanta voglia e ce la sta comunicando. Noi ci sta dando tranquillità, ci sta insegnando cose completamente, dei modi di fare che anch'io non conoscevo, però secondo me bisogna continuare a lavorare sia per la mentalità sia per quello che richiede lui, perché ancora possiamo migliorare tanto e poi vedremo i risultati, insomma.